Ci sono momenti in cui le fai troppo grandi. Porca troia, l'ho fatto al cielo. E quando le fai troppo grandi, certe persone, come si può dire, non vanno giù. È sempre la solita cosa, ci sono cose che non vanno giù. Quando cose non vanno giù... Mi è caduto il secchio d'acqua. Allora lì arriva Zambro e i suoi tutorial. Oggi Zambro ci spiegherà come ci siamo... eliminare il peso e farlo scendere giù. Più che altro cioè sarebbe un metodo alternativo per tirare l'acqua del cesso quando la catena non funziona, che è quello che sta succedendo adesso. Non va giù la cacca che ho appena fatto nel cesso. Che cazzo? Allora, ma io pensavo fossero i tuoi problemi che... Quando succede una cosa del genere, non andate in panico se vedete ancora la punta della vostra cacca che emerge dall'acqua, del water. Guardatevi intorno intanto nel bagno. Guarda, può esserci Clorox che ti aiuta a buttare giù. Carta igienica che pulisce, ma non serve. Questa può raccogliere, ma non fa scaricare. Cosa vedo? Eccolo qua la soluzione dei nostri problemi. Il cestino del bagno, il nostro caro vecchio cestino del bagno che serve a raccogliere tutti i nostri cotton fioc. Allora cosa facciamo? Si prende l'interno del... cestino. E come potete vedere... è chiuso. Ok. Acqua fredda, mi raccomando. Aprite tutto. Ok, bene, ne ho svuotato metà, ma non è più che sufficiente. Prendete il contenuto. Io non vengo fino a lì a vedere. No, devi filmare la cacca. No. C'è veramente. Vabbè. Però la gente non impara se non vede. Ok. E versate delicatamente, mi raccomando, perché sennò schizza e fa un macello. Dentro e fate scorrere. Scorre. Guarda come scorre. Boh, è andata. Ok, questo era il tutorial per come far scorrere bene le vostre feci quando non va la catena, porca puttana.